e benvenuti, siamo allo spazio alla Casa delle Tecnologie Emergenti e quale luogo migliore parlare di lavoro, formazione, giovani, questa è la parola che ci accompagnerà praticamente per tutto l'evento e questo evento si chiama Build the Future, quindi costruiamo il futuro, costruire il futuro. Ed è proprio per questo che siamo qui e dobbiamo ringraziare Confartigianato Utese Prato che ha organizzato in modo veramente certosino questo evento ed è importante perché, come dicevo prima, appunto parleremo di giovani e dobbiamo ringraziare anche i giovani imprenditori di Prato e Pistoia perché oggi in questa sede presenteranno due progetti meravigliosi e anche il manifesto dei giovani imprenditori. Quindi diamo il via alle danze e io chiamerei subito qui con me l'assessora Benedetta Squittieri perché siamo a casa sua, assessora, quindi dobbiamo fare gli onori di casa. Grazie intanto per ospitarci in questo bello spazio nella Casa delle Tecnologie Emergenti. Parliamo di lavoro, parliamo di giovani, parliamo di futuro e siamo proprio nel posto giusto, vero? Come dire, vorrei vedere dove volevate andare a fare l'esibizione. No, scherzo, ovviamente questa non è casa mia, ma è casa della città di Prato, è uno spazio a disposizione di tutti, come sanno bene le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di questo territorio che animano questo spazio durante tutta la settimana. E quindi anche Confartigianato è sicuramente uno dei protagonisti della realizzazione di questo spazio, che nasce da diciamo una suggestione che qualche anno fa abbiamo avuto come amministrazione comunale che abbiamo condiviso con la città. Cioè, quale ruolo può avere l'innovazione, ma quale ruolo possono avere le nuove tecnologie in un territorio come il nostro, che per la gran parte è un territorio che vede la gran parte delle sue aziende del distretto manifatturiero lavorare su un settore tradizionale, no, quello tessile, ma ancora molto forte, anzi, a differenza di qualche anno fa, un settore con grandi prospettive di crescita in futuro. E come possiamo spingere su questo settore? Come possiamo fare in modo che le nuove tecnologie incrocino le piccole e medie imprese? Però prima lo dicevamo nel Presidente nazionale, più che piccole e medie imprese, qui addirittura si parla di microimprese, cioè di aziende veramente piccole. E quindi come si fa a fare innovazione, a portare innovazione in un settore industriale maturo fatto di piccole e medie imprese intrecciate fra loro tra migliaia di filiere che proprio appunto, anche perché sono tessili, diciamo, si intrecciano in maniera quasi sconosciuta. E quindi per rispondere a questa domanda abbiamo realizzato una serie di progetti e questo progetto, che è diventato anche uno spazio fisico, si occupa di dare alle imprese alcuni strumenti. Le piccole imprese, le piccole e medie imprese hanno bisogno di essere affiancate con degli strumenti e quindi non bastano solo le risorse, non serve solo mettere in campo risorse, noi dobbiamo, come dire, metterci a fianco delle imprese e capire quali sono le esigenze reali. Quindi gli strumenti in questo caso sono affiancarle nel lavoro promuovere progetti di sviluppo e ricerca appunto nell'ambito dell'innovazione del distretto tessile e dall'altra per ospitare, per attrarre in questo territorio start-up innovative e quindi nuove idee e quindi nuove imprese. In questo spazio non ci sono soltanto le imprese, che ovviamente però la fanno da padrone, ci sono anche appunto i giovani, ci sono tantissimi studenti, alcuni di quelli che vedo qui hanno già frequentato questi spazi, perché qui diciamo arrivano anche tantissimi studenti delle nostre scuole per progetti di innovazione, cioè per percorsi attraverso i quali noi affianchiamo anche lì le nostre scuole insieme a quello che viene definito il progetto AI, nella educazione all'imprenditorialità, che è un altro aspetto molto importante, e a che tipo di impresa noi vogliamo costruire nel futuro. Partendo, voi vedete, qui ci sono dei pannelli, no? Oltre a quelli del progetto Prisma, ci sono dei pannelli che raccontano il nostro Next Generation Prato, è un documento, abbiamo anche questo scritto tutti insieme, ma non è un documento e basta, diciamo, si tratta di una strategia
che guarda a che cosa noi vogliamo costruire le imprese del futuro e quindi come noi possiamo cogliere davvero fino in fondo la sfida della transizione ecologica insieme a quella della transizione digitale. Però consentitemi, non fine a se stessa, perché tutti siamo d'accordo che siamo immersi nella transizione ecologica e nella transizione digitale, ma noi dobbiamo interrogarci anche sul come e quindi a sostenere un'impresa che non si occupi solo di essere sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche di essere sostenibile dal punto di vista della qualità del lavoro, della vita dei lavoratori e delle lavoratrici che operano all'interno delle aziende e quindi che faccia migliorare la qualità della vita in generale, poi ovviamente dei territori. E quindi diciamo ci siamo messi in questa avventura. Io ringrazio Confartigianato di aver scelto questo spazio davvero anche per fare questa iniziativa, che è un'iniziativa di Confartigianato giovani, e anche qui mi fa molto piacere questo aspetto, mi fa molto piacere ospitare il Presidente nazionale e il Presidente regionale, perché qui diciamo vorrei dire che questo, ecco, questo è casa loro. Noi idealmente oggi vi consegniamo anche le chiavi di questo spazio, consideratelo uno spazio a vostra disposizione per qualunque tipo di incontro, per qualunque tipo di anche di relazione fra imprese e di, in generale di relazione con i vari diciamo settori della città. Abbiamo coinvolto i giovani professionisti di questo territorio in modo che diciamo si faccia formazione anche nelle professioni, che spesso sono coloro che, a cui le imprese si rivolgono, no, per fare progetti di innovazione. Quindi abbiamo bisogno che ci sia una diffusione della cultura dell'innovazione, non basta essere da soli, no? Lo dicevamo prima, ma serve essere, considerarsi una squadra. E quindi nell'idea di comunità, cioè nell'idea del fatto che Prato è una comunità, mi fa piacere che voi oggi siate qui e mi fa piacere non solo insomma, portarvi i miei saluti, ma ovviamente portarvi i saluti anche del sindaco, anzi soprattutto direi del sindaco Biffoni, che purtroppo è bloccato in un piccolo diciamo pit stop e quindi ha bisogno di qualche giorno per rientrare, però vi manda sicuramente i suoi saluti, sarebbe stato sicuramente qui e quindi mi fa piacere portarvi anche i saluti del sindaco. Grazie ancora e diciamo questa è davvero casa vostra. Grazie, grazie. Ha dato un po' in là quella che sarà questa bella serata, una bellissima platea fatta di imprenditori, di giovani imprenditori che Confartigianato riesce ad unire sotto l'ala protettrice, no? Che ormai è sinonimo di qualità, di tradizione, ma anche con uno sguardo chiaramente al futuro, perché come dice il nostro titolo, proprio di futuro parliamo oggi. Oggi tanti gli ospiti che interverranno in questo pomeriggio insieme, farei però dire due parole anche alla consigliera Bugetti, prego venga qui accanto a me, perché è giusto insomma che anche lato regione si ponga l'accento sull'importanza, no, in questo momento di cercare di trovare un trade union, un filo rosso tra la formazione, le scuole e il mondo del lavoro. Grazie Giulia, un saluto al Presidente, ovviamente a Luca, un saluto al Presidente regionale e nazionale, un ringraziamento anche a Maria. Lo faccio volentieri perché dal ruolo di Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Formazione e Lavoro penso che si incrocino i due temi che sono oggi strategici. Lo faccio perché il momento che stiamo vivendo è un momento di grande fermento, è anche un momento molto bello perché veniamo da un periodo particolarmente difficile, di crisi importante, e quindi stiamo vivendo in questo momento una sorta di rinascita, di crescita, di recupero anche di riapprovarsi della vita, degli spazi, del lavoro in maniera anche nuova rispetto a come siamo stati abituati a vederlo anche pandemia, con tante risorse che stanno per arrivare e quindi anche impostare modelli industriali, imprenditoriali, nuovi, di cui c'è un grande bisogno, perché non si può tornare indietro, guai a tornare indietro e a cullarsi nel voler riproporre modelli che avevamo qualche anno fa che non funzionano più. Quindi il momento ci impone ed è entusiasmante perché dobbiamo rivedere e riformare quello che è tutto il mondo del lavoro con un approccio diverso, un approccio che io definisco anche eticamente diverso e con una grande quantità di risorse a disposizione. E ora il pericolo è che quando ci sono così tante risorse
poi uno si disperda e non sappia avere le idee, avere una guida, fare squadra e avere la possibilità di spenderle in maniera giusta, corretta. Quindi il pericolo più grande che abbiamo è quello di non poter utilizzare appieno il patrimonio di risorse di cui noi potremmo beneficiare. Non parlo solo del PNRR, che è un evento straordinario, ma parlo principalmente dei fondi strutturali del 21-27, quindi del nuovo settennato che si sta aprendo, che partirà da giugno, parte con un po' di ritardo, anche se è il 21-27, parte con ritardo perché comunque l'anno bianco, che è l'anno di passaggio tra due settennati e la pandemia, hanno ritardato un po' anche tutta la contrattazione. Però ora partiamo e quindi arriva il momento in cui dobbiamo essere pronti con le associazioni di categoria, con le istituzioni, con il comune, con tutti coloro che seguono questi settori, a progettare, ad avere idee, a stare tutti insieme. Quindi lo faccio anche con una legge che è fresca di approvazione il 7 di marzo, che è proprio la legge che riguarda gli incentivi e gli strumenti per le imprese, che è una legge molto innovativa, molti di voi la conosceranno perché è stato oggetto anche di concertazione con i livelli regionali. È una legge che finalmente ha cercato di recepire quegli allentamenti, quegli alleggerimenti burocratici che spesso negli anni c'erano stati segnalati come difficoltà e intoppo e intralcio a tutte le difficoltà che si sono incontrate. Quindi la bellezza delle leggi è quella di avere la capacità e l'intelligenza di capire cos'è che non ha funzionato, di modificarlo e di aggiustarlo in base alle esigenze e quindi con i processi che vengono, che nascono anche dal basso. Questa legge prevede anche uno sportello unico di aiuto alle imprese e quindi sarà, secondo me, scommetto che per voi sarà utilissimo, perché parla delle start-up, parla dei giovani imprenditori, parla dell'innovazione tecnologica, del Green Deal, di tutti quei temi che ci rimbombano un po' nella mente, ma che abbiamo poi bisogno di capire concretamente come funzionano, perché spesso è anche difficile quando uno legge un progetto e parla di innovazione tecnologica, spesso si dimentica che l'innovazione tecnologica è anche cambiare un semplice macchinario di cui uno può aver bisogno e che magari non aveva calcolato per poi essere intrecciato con questa possibilità. Quindi è uno strumento che secondo me sarà utilissimo, però cosa ci vuole? Ci vuole personale formato, quindi la competenza, formare le competenze è fondamentale e oggi uno dei più grandi temi è quello che mancano le professionalità. Manca anche la passione, perché quando si parla di nuove imprese, di giovani, di avvicinamento al mondo del lavoro, bisogna che chi fa formazione trasmetta non solo le nozioni, trasmetta la passione, la voglia di lavorare, la voglia di entrare in un meccanismo che fa qualcosa per te, per il tuo lavoro, per il tuo futuro, ma lo fa anche perché è utile per gli altri. Questo secondo me è un concetto molto bello che fa parte del lavoro, su cui dobbiamo secondo me imparare un pochino tutti di nuovo a riappropriarcene. E questa prospettiva di questi anni, secondo me, ha la possibilità di darci anche questo, ma per farlo dobbiamo condividerlo, dobbiamo avere momenti come questo e dobbiamo anche confrontarci in continuazione, perché senza il confronto poi anche le domande che abbiamo semplici poi non trovano risposta, invece questo ci aiuta. Quindi credo che anche la parte, per esempio, delle professioni che citava prima Benedetta, quando si parla di bandi, di incentivi, c'è bisogno anche di avere delle persone che siano formate, per esempio, per fare i bandi che escono per gli incentivi europei e regionali. E la domanda più frequente a cui io assisto è chi può aiutarmi a fare questo? Beh, le associazioni di categoria sono un luogo dove tu questo accompagnamento lo puoi avere, che va strutturato e che può diventare un accesso formidabile per tutti coloro che hanno bisogno di questo strumento, che oggi diventa essenziale. Perché non è un accessorio sport, perché vale per 7 anni, però vale per altri 7 anni, quindi diventa una prospettiva strutturata ed un lavoro vero per chi affianca le imprese nella strutturazione di questo. Affianco a questo c'è tutta la parte del progetto Giovani Sì, che è un altro grande strumento ormai diventato un pilastro della regione toscana, che prevede una varietà, non entro nel merito, se no diventa già mezz'ora e mi scuso se sono stata troppo lunga, però penso che lo conosciate tutti, ma anche quello è uno strumento che affianca tutto quello che è il lavoro che la Regione Toscana sta facendo. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e consapevole che insomma cogliere questa occasione secondo me è davvero, davvero un grande patrimonio. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero. Perché ha messo
messo l'accento sui temi importanti, appunto l'innovazione, il futuro, la formazione, i giovani, però poi questi temi vanno messi a terra e noi dobbiamo ringraziare Confartigianato e Imprese Prato, perché oggi siamo proprio qui per parlarne e per divulgare insomma anche un po' quelle che sono le idee tramite il manifesto dei giovani imprenditori, di cui parleremo tra poco. Quindi tra poco entreremo proprio nel vivo dei progetti promossi dai giovani imprenditori di Confartigianato. Ma a proposito di giovani, ora io lo sto chiamando un attimo così senza preavviso, però vorrei che Bernardino venisse qua accanto a me, perché appunto se parliamo di giovani dobbiamo dare la parola a loro, vero Bernard? Portavoce del Presidente della Regione Toscana e delegato per i giovani e per le innovazioni. Il microfono dovrebbe essere acceso. Anche buono, it's nice. Grazie mille intanto per essere qui con noi, una bella testimonianza per la sua presenza, e la ringraziamo anche a nome di Confartigianato. Grazie di cuore, grazie a te Presidente, grazie a tutta la famiglia di Confartigianato, mi fa piacere vedere il tuo Presidente regionale, nazionale, il Presidente che gioca in casa a Prato, il Presidente Giusti e tutte le istituzioni. Grazie a Confartigianato per questo, perché riesce a offrire anche ai giovani, in questo caso, un'unità della nostra comunità, quindi invitare e mettere al proprio fianco le istituzioni più presenti, rappresentate con il Massimo, con la Presidente Bugetti, con gli assessori Squittieri e Bosi, insomma questo è davvero un atto di coraggio, grazie a Confartigianato anche per questo. Grazie a voi giovani imprenditori, che io credo siete l'esempio di cui nessuno parla, perché se noi guardiamo le notizie sui giornali, sui telegiornali dei giovani, 9 volte su 10 si sente parlare dei giovani che fanno parte di una baby gang. Se noi diamo retta alle notizie e prendiamo 10 giovani, 9 di loro sono dei criminali. Perché? Perché fa sempre per notizia l'unico albero che cade rispetto alla foresta silenziosa che cresce. E quali sono i modelli che i giovani hanno? Solo quelli di cui si parla, solo quelli negativi. Ecco perché secondo me noi dovremmo dare davvero più voce ai giovani imprenditori che ogni giorno si alzano e combattono con le difficoltà inseguendo il proprio sogno. Lo fanno con grande entusiasmo, con coraggio, perché non è semplice, e lo fanno dando lavoro anche a molti loro coetanei. Ecco perché sono felice di essere qui e perché credo che tutti noi dobbiamo fare di più nel raccontare niente di straordinario, se non le vostre storie, che per voi sono l'ordinarietà della vostra vita. Non c'è nulla di straordinario. È la vostra quotidianità, eppure vi assicuro è qualcosa di straordinario, perché racconta come si possono inseguire le proprie passioni. Ed è per questo che io credo noi dobbiamo aiutare le nuove generazioni. Vedo qui in sala persone che su questo ne hanno fatto una missione di come insegnare ai giovani ad inseguire il proprio talento, anche andando oltre quelle che sono le proprie possibilità. Mi spiego meglio. In questo paese troppo spesso, se non si è figli e nipoti di imprenditori, si pensa di non poter mai aprire un'impresa. E spesso le difficoltà lo testimoniano, ma a volte anche la cultura, per cui non sono figlio di imprenditore, quindi non lo posso fare. E invece conosco tante storie di giovani che hanno avuto il coraggio di aprirla per primi quell'impresa, e lo hanno fatto superando le difficoltà, e questo lo si fa grazie al racconto della cultura d'impresa, quindi dando voce agli imprenditori che possano raccontare la propria storia, ma lo si fa anche abbattendo il pregiudizio per cui non si può mai sbagliare, perché se uno sbaglia è un fallito. Questa cultura, esatto, proprio in questo momento insomma si parla tanto della possibilità di fallire. Diamoci la possibilità di fallire. Diamoci la possibilità di fallire vuol dire permettere ai giovani di impegnarsi subito, perché altrimenti i giovani devono star lì a aspettare, non ho capito quale età, perché si dice sempre da imparare e poi dopo arriverà il tuo momento. Qual è quel momento? Non ho capito se esiste un'età a partire dalla quale ci si può occupare delle cose serie, delle cose importanti, ed è il motivo per cui io mi batto sempre nell'abbattere l'idea per cui i giovani sono il futuro, perché è un tempo che non esiste. Dice la Treccani, il futuro è il tempo che verrà, quindi vuol dire che i giovani imprenditori non esistono. I giovani devono fallire, perché ora è il momento per esprimere al meglio quell'invenzione, quella creatività che le nuove generazioni hanno. Mettere da parte i giovani non è un problema solo per i giovani, ma è un problema anche per gli adulti, per la comunità.
perché le nuove generazioni guardano il mondo con occhi diversi e noi abbiamo bisogno per migliorarci di quel punto di vista. Non possiamo rimandarlo. Dobbiamo ora chiedere alle nuove generazioni di tirare fuori quella creatività. Sbagliando? Perché no? Perché no? Meglio ora che quando sarà troppo tardi. Quindi davvero sostenere anche il rischio di impresa di quei giovani che magari vogliono aprire per primo un'impresa, una startup, e non si può pensare tutto quello che sa per andare a finire bene. Bisogna anche prendersi quella capacità di rischio, ed è per questo che sono felice di dire che insieme al lavoro della Presidente Bugetti e dell'Assessore Mara, se lo presenteremo prima dell'estate, un piano vero di sostegno ai giovani nell'avviamento di impresa. Questa è una cosa concreta che permetterà ai giovani anche nei prossimi anni di impegnarsi e di provarci, e noi dobbiamo sostenerle le nuove generazioni, non giudicarle, sostenere il loro talento perché ne abbiamo bisogno. Non dico altro perché siamo qui per ascoltare. Grazie. Grazie, grazie davvero. Perché qui con te ci sono tanti giovani che hanno avviato la loro impresa anche e soprattutto grazie al supporto di Confartigianato, e queste parole sono veramente una linfa vitale. Allora io entrerei subito nel vivo e chiamerei qui accanto a me il presidente di Confartigianato Toscana, Luca Giusti. Prego, si accomodi, perché dobbiamo appunto intanto un po' capire perché siamo qui oggi, perché insomma il lavoro di Confartigianato, soprattutto del movimento dei giovani, va nella direzione del futuro, dell'innovazione e del supporto sempre e comunque e indistintamente al lavoro degli imprenditori e delle piccole e medie imprese. Sì, intanto Giulia, non è che mi faciliti il compito farmi parlare dopo l'intervento in particolar modo che il giovane dica, non è assolutamente semplice, per cui rompo un po' gli schemi e non voglio fare un intervento istituzionale. Voglio fare un intervento che ha poco a che vedere con quello, ha poco a che vedere con quello che dovrebbe essere il ruolo, perché parliamo sempre, come ho detto in altre occasioni, che dei giovani troppo spesso parlano i vecchi. Io non sono più giovane, non voglio essere io a parlare di quelli che sono, diciamo così, le aspettative dei giovani, di quello che i giovani vogliono proporre, vogliono mettere in campo, perché ha ragione Rita, il futuro è oggi. Il futuro è oggi, non può essere in una data indefinita. Costruiamolo ora, il futuro. Esatto, esattamente così. Per cui mi limito, ovviamente come ruolo istituzionale, a ringraziare stasera chi è qui con noi, e concedetemi di non essere, secondo protocollo, esattamente forse nell'ordine corretto, ma parto dal mio presidente dei giovani, Maria Lucarini. Perché parto da Maria? Perché finalmente anche nella nostra associazione di Prato, il gruppo giovani, comincia a essere una bellissima realtà. E lo è perché l'hanno fatta i giovani, lo è perché sono stati loro che hanno dato vita e hanno costruito anche questo evento. Io sì, da ricordare da quanto tempo sul Prato i giovani non realizzavano un evento come questo. Per cui grazie Maria per la tua presenza e per il tuo grande impegno. Mi perdoni il Presidente nazionale se ho salutato e ringraziato per prima Maria, ma ringrazio davvero, ti ringrazio per la presenza, come ringrazio Giancarlo, del Presidente regionale. Siete veramente due figure per me importantissime, perché siete davvero coloro che stanno preparando il futuro, il domani, anche se il futuro abbiamo detto è oggi, e oggi lo è perché questo evento è oggi, non ci sarà nel tempo prossimo, ci sarà sicuramente in maniera diversa. E nel fare i ringraziamenti, ovviamente saluto e ringrazio tutte le istituzioni, comincio da dire che veramente è sempre un piacere sentirti parlare, così come un piacere sentire parlare sia l'assessore Scriteri che la consigliera Bugetti. Saluto ovviamente anche l'assessore Bosi, perché ringrazio della loro presenza. E mi fermo e mi limito a dire questo: devono essere loro protagonisti e soprattutto costruttori di quelle basi su cui domani si fonderanno le imprese che oggi loro pensano sia possibile realizzare, che saranno le imprese di domani. Termino con un ringraziamento, proprio perché non volevo fare un saluto troppo istituzionale, volevo lasciare il massimo spazio ai giovani, e nella totale, e credo veramente conformità dei ruoli istituzionali, termino ringraziando uno dei più giovani segretari, Davide, il grande Davide Maione, che non ha neppure 30 anni, anzi vi faccio gli auguri, li ha compiuti oggi, e vi chiedo un applauso per Davide.
cosa che fate vedere di sempre, che credo che sia doveroso per tutti conoscere. Ormai l'ha fatto, l'ha detto il presidente, quindi non si può prescindere. Volete un giovane più giovane di questo? Volete un'associazione che dimostra quanto fede nei giovani più di così? Eccolo qua. 30 anni oggi. 30 anni oggi. Complimenti, auguri, grazie per tutto questo ritardo. Ringrazio tutti e vi auguro veramente un buon proseguimento e un buon lavoro. Saluto in maniera particolare i giovani che ho avuto modo di conoscere prima della startup e che dopo avremo modo di conoscere e approfondire. Siete fantastici, ragazzi, siete fantastici. Mettete da parte noi vecchi, prendetevi quello spazio che vi serve, prendetevelo, esigetelo e pretendetelo, veramente. Di nuovo complimenti, auguri e buon evento e buon proseguimento. Grazie, grazie. E da un presidente passiamo a un altro presidente, perché siamo felicissimi oggi come Confartigianato di poter ospitare qui con noi Davide Pegli, presidente nazionale del Movimento dei Giovani Imprenditori. Davide, buonasera, benvenuto allo spazio Prisma, nella casa delle tecnologie emergenti, benvenuto a Prato. Come ha trovato la nostra città intanto? Innanzitutto grazie dell'invito e Maria, grazie anche per avermi fatto oggi da cicerone. È per questo, lo sapevo. Molto bello del vostro. So che ha fatto un bel tour. Ha fatto un bel tour, abbiamo visto veramente un grandissimo museo, l'arte che racconta il passato ma che ci proietta sempre verso il futuro, perché comunque sia dobbiamo sempre stare attenti quando parliamo di innovazione a non dimenticarci mai da dove siamo partiti. Quindi veramente qui mi faccio i miei complimenti perché ho trovato veramente una bellissima accoglienza da parte di tutti, cioè un'amministrazione comunale che comunque sia voglia di interloquire e capire cosa fa la nostra associazione anche a livelli nazionali. L'ho detto questo pomeriggio, assolutamente non è una cosa scontata, come assolutamente non è scontato trovare un presidente regionale che dice largo ai giovani, andate avanti, prendetevi il futuro, io qui raccolgo l'assist dicendo noi siamo pronti in questo momento a prenderci in mano il futuro. Già lo abbiamo detto durante la precedente convention con un manifesto che si dice tocca a noi, quindi il senso di responsabilità da parte dei giovani di voler prendere in mano il proprio futuro, ma anche perché penso che il contesto che avete raccontato sia come regione come comune che stiamo vivendo oggi è pieno di grandissime opportunità. Certo che però ai giovani a volte la parola PNRR fa un po' paura, ma per un semplice motivo, non sono soldi regalati, ricordiamocelo bene, quindi la responsabilità attuale di quelli che sono gli investimenti che verranno fatti, come si dice, per il futuro è un debito che, come qualcuno disse in passato, deve essere un debito buono. Quello che gli imprenditori sono capaci di fare nelle proprie aziende affinché quell'investimento porti maggior profitto. E se oggi noi dobbiamo parlare di profitto, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di future generazioni, che non sono tanto, magari chi è qui oggi ad ascoltare questo bellissimo convegno, tra l'altro faccio i miei complimenti a tutti, ma di chi magari arriverà domani, di chi oggi non c'è ancora, ma della quale noi dobbiamo essere capaci di preparargli un terreno fertile affinché la propria idea di azienda, la propria idea di futuro possa attacchire tanto quanto, diciamo così, una pianta abbia voglia di crescere. Oggi noi abbiamo tantissime opportunità, lo stavo dicendo prima, abbiamo però tantissime associazioni di categoria, la nostra in primis, anzi mi verrebbe da dire la migliore, ma non per campanilismo, ma permettetelo, è vero, è così, perché rappresentiamo quello che prima si è detto, la microimpresa. La microimpresa è l'imprenditore che sogna, ha un obiettivo, ha una passione e vuole tramutarla in realtà. Ma raccontando dopo ci saranno delle bellissime testimonianze di start-up e vorrò ascoltare con molta attenzione. Vorrei dirvi però che cosa oggi stanno facendo i giovani, che cosa vogliamo fare anche dal punto di vista nazionale e anche dirvi come i ragazzi oggi affrontano il mondo dell'imprenditoria. Perché la nostra confederazione dal punto di vista nazionale sta lavorando con le scuole, come dicevo prima, andando a raccontare che cosa fa l'imprenditore, perché purtroppo ci si arrocca ancora dietro a degli stereotipi, dire antichi è quasi una blasfemia. L'artigianato oggi, se andiamo nelle scuole o comunque anche alla platea andiamo a raccontare chi è secondo voi l'artigiano, tanti pensano ai mestieri più tradizionali,
che comunque nobilitano l'uomo perché il lavoro è dignitoso a qualsiasi livello esso sia. Però se noi oggi andiamo in qualsiasi azienda, in qualsiasi dei nostri laboratori, vediamo che come anche il mestiere più tradizionale, più antico, se vogliamo raccontarlo così, è altamente innovativo. E per innovativo non vuol dire che hanno inventato qualcosa di nuovo, stanno solamente facendo meglio, stanno solamente facendo in maniera più appagante anche dal punto di vista del benessere aziendale all'interno dell'azienda lo stesso lavoro di 100 anni fa. Se voi pensate banalmente a come era una falegnameria 20, 30, 40 anni fa, e entrate oggi in una falegnameria e al pari di uno studio dentistico, non troverete un truccio di legno per terra perché è tutto computerizzato. Siamo artigiani e quello è il nostro DNA tradizionale. Noi partiamo dalla tradizione, dal nostro saper fare, questo è l'artigiano. Però ci sono anche artigiani 4.0, 5.0, ma se li possiamo chiamare anche così, che sono gli artigiani del futuro, coloro che lavorano con le applicazioni, coloro che stanno vivendo e contribuendo alla transizione energetica, con tutti quei servizi a supporto che gli danno il permesso alle nostre aziende oggi di poter essere ancora più competitive sul mercato. Quindi anche ragionare da questo punto di vista lo possiamo fare con i giovani, l'ha detto prima in un esempio magari un po' negativo di quelle che sono le baby gang, che però continuano a ripopolarsi perché, passatemi un po' la battuta, fa figo, va bene, allora io voglio essere figo imprenditore. Voglio raccontarvi oggi che essere imprenditore è figo. Essere figo qual è? È raccontarlo, farlo vedere, è prendere altri ragazzi, fargli vedere dei filmati, farli parlare con degli imprenditori che ce l'hanno fatta con mille difficoltà. Perché vi garantisco che essere imprenditore è tutto meno che semplice. Però io ritengo che sia il mestiere più appagante che un uomo o una donna oggi possa fare. Perché? Perché lo fa per se stesso, perché lo fa per la propria azienda, ma soprattutto lo fa per la propria comunità e il proprio territorio. Un imprenditore artigiano oggi, un ragazzo che mette a via la propria attività, lo fa con lo scopo di affermarsi. E qual è il miglior scopo di affermarsi se non crescere, se non evolvere, se non vedere la propria creatura che pian piano prende forma e si struttura diventando anche, perché no, una media azienda? Assolutamente, non è che ci devo ostacolare questa cosa. Ma nel momento in cui entriamo nelle nostre aziende, anche quando siamo cresciuti, ogni persona noi la chiamiamo collaboratore, non la chiamiamo dipendente, perché di quella persona noi conosciamo nome, cognome, famiglia e tutto il contesto sociale con la quale vive. Nel periodo pandemico, che fortunatamente ormai ce lo siamo lasciati alle spalle, la nostra confederazione è stata la prima a mettersi in campo contro lo sblocco dei licenziamenti. Nessuno di noi nel nostro settore voleva lasciare a casa i nostri collaboratori perché sono linfa vitale delle nostre aziende. Questo è l'imprenditore. L'imprenditore è un sognatore. L'imprenditore è qualcuno che rischia tutto pur di riuscire ad affermarsi in qualsiasi cosa, che può essere un'azienda o un laboratorio, piuttosto che in un servizio di consulenza, piuttosto che in un servizio alla persona. Non c'è limite alla fantasia, come non c'è limite, secondo il mio modesto parere, al nostro mondo dell'artigianato. Grazie. Ho visto annuire tante persone qui in platea e sembra proprio che sia così, vero? Immagino che sì. Allora, continuiamo rapidi perché io vorrei qui con me, riporto intanto il microfono, Giancarlo Mannini, prego, perché Giancarlo, presidente del gruppo del Movimento Giovani Regionale, oggi ci farà vedere il primo grande progetto che stiamo presentando oggi pomeriggio, che è questo, il Manifesto dei Giovani Imprenditori. Il sottotitolo è Un'opportunità per il tuo futuro. Confartigianato, che opportunità dà ai giovani imprenditori? Allora, Confartigianato dà tantissime opportunità. Allora, il manifesto è nato da un lungo confronto con tutti i territori e diciamo che è un'espressione degli imprenditori che sono all'interno di Confartigianato. Volevamo fare una cosa diversa. Già se vedete il manifesto capirete che come Davide o come e Maria sono presenti dentro il manifesto, perché noi ci esatto, ora me ne sto accorgendo adesso, ho riconosciuto perché, il presidente, perché noi ci vogliamo mettere la faccia in primis. Il manifesto è stata fatta da una ragazza di Grosseto che fa l'illustratrice, che secondo me è un lavoro della nuova generazione di artigiani. Quindi ecco quando Davide dice gli artigiani del futuro sono diversi, sì,
Dominga, che è la ragazza che ha fatto il manifesto, è un artigiano del futuro. È perché la creatività si connette con le mani. Sì. Chiaramente abbiamo preso dei valori, perché volevamo dare un'idea di in che cosa si rispecchiavano i giovani di Confartigianato, in questi valori, solidarietà e supporto, perché all'interno di Confartigianato è una famiglia dove uno può trovare tante risposte, dove può trovare un momento di conforto, dove può trovare i servizi, dove può trovare una marea di cose. Quindi per noi Confartigianato è una famiglia e vogliamo che all'esterno lo sappiano. Okay. Crescita e concretezza, perché dentro Confartigianato risolviamo problemi intanto agli imprenditori, che quindi questo sia, penso sia la cosa più importante, e cresciamo noi imprenditori, perché stiamo all'interno di un'associazione dove affrontiamo problemi, noi ci confrontiamo con il nostro regionale e con i nostri editoriali su problemi di oggi. E fate anche confrontare gli imprenditori tra di sé. Perché chiaramente ora non tutti lo sanno, ma ogni territoriale ha un proprio gruppo e regionale ha un proprio gruppo, dove ci confrontiamo sui temi più attuali, di innovazione. Ora non voglio essere retorico perché sono sempre soli, però dove ci confrontiamo sui problemi che abbiamo realmente ogni giorno. Poi la tradizione del cambiamento penso sia la cosa un po' più rappresentativa, perché chiaramente i giovani fanno del cambiamento, ma all'interno di una tradizione, come diceva Davide, una falegna migliore è diventata tutta computerizzata, però la tradizione c'è dentro, viene dalla famiglia, magari da 4-3 generazioni. Io sono un imprenditore di terza generazione, quindi vi dico, però la mia azienda è cambiata tantissimo da quando abbiamo iniziato. Poi c'è l'altro. Vabbè, chiaramente solidarietà e sostegno, vabbè, sono le stesse slide, però con delle grafiche diverse. La cosa che voglio dire fondamentalmente è che Confartigianato è pronta a prendere la sfida con i giovani. Cioè, noi abbiamo bisogno all'interno di giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco e stare all'interno di questa associazione e dare il loro supporto. Chiaramente questo è il primo evento dopo il manifesto che abbiamo presentato in regione, dove c'era Bernardica, è stato un momento importante per noi. Quindi Prato ha recepito subito e ha fatto un evento, e poi dopo ora Maria vi spiegherà tutto quello che faranno. Io non voglio andare oltre perché c'è tanta gente che deve parlare. Grazie, grazie mille. Perché il manifesto dei giovani imprenditori parla anche di quello che è Confartigianato, la tradizione con l'innovazione. E a proposito di questo, ormai Maria Lucarini, vieni accanto a me perché sei stata nominata praticamente in tutti gli interventi, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Prato, e oltre al manifesto scritto appunto a quattro mani, ci parlerai adesso di due progetti importantissimi che appunto Confartigianato ci tiene anche a divulgare, sia agli imprenditori che sono in questa sede, ma anche agli imprenditori del futuro, perché è bene intanto mettere un semino, vero? Sì, grazie Giulia. Grazie dell'opportunità. Sì, il manifesto che prima abbiamo un po' illustrato Giancarlo, in realtà è stato fatto non tanto a quattro mani, ma veramente a 12-15, è stato un lavoro, 15 una pista, 10-12 e via, siamo stati veramente tanti a lavorare a questo manifesto, dove abbiamo voluto in qualche modo sintetizzare quelle che sono le nostre linee programmatiche, ecco, diciamo così. Abbiamo voluto esprimere quello che è Confartigianato, Movimento Giovani, con alcune parole che ci rappresentano. E ogni territoriale ha cercato, e noi di Prato, con questa iniziativa di oggi, con i progetti che presenteremo, stiamo cercando di declinare al meglio la filosofia del manifesto. Abbiamo parlato di fiducia, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di formazione, queste 4F, che abbiamo cercato in una realtà pratese di fare nostre. Ed ecco che appunto, partendo da queste tre parole, abbiamo pensato a due progetti che oggi presentiamo. Due progetti importanti che però non vedono solamente il lavoro del movimento Giovani di Confartigianato di Prato, ma che vedono anche il sostegno dell'ANAP di Prato. Cerchiamo come associazione di lavorare in squadra e
diciamo così, che questi progetti nascono all'interno del direttivo del movimento, per cui ringrazio tutti i ragazzi che fanno parte del movimento e veramente ci sono spesi tantissimo per arrivare a questi progetti, perché è veramente un lavoro di squadra. Da sola non avrei veramente potuto fare quello che stiamo cercando di fare insieme, per cui ringrazio Niccolò, ringrazio la Marta di là, la Giulia, Lorenzo, Giulio, veramente, perché siamo una squadra, Tommaso laggiù, ecco, perché siamo una squadra, grazie a questo lavoro di squadra siamo qui oggi, e grazie anche al sostegno dell'ANAP, perché ripeto, come movimento non vogliamo essere un ente tra virgolette a sé stante all'interno dell'associazione, siamo all'interno di una grande associazione con una grande famiglia, siamo insieme, dobbiamo avere anche l'intelligenza di in qualche modo captare, ecco, quelle che possono essere le esigenze trasversali della nostra realtà di Confartigianato e del nostro tessuto economico pratese. Ecco perché abbiamo trovato proprio nell'ANAP in qualche modo un sostegno a questi progetti. Io quando li abbiamo buttati giù e li abbiamo fatti vedere all'ANAP, subito l'associazione ce li ha sostenuti. Ci hanno detto sì ragazzi, siamo con voi, vi diamo una mano per quanto possibile. Bene, oggi presentiamo appunto il progetto Build the Future, che si promuove appunto come un'iniziativa rivolta alle scuole di formazione all'autoimprenditorialità. È un progetto importante che appunto mira a aiutare i ragazzi, soprattutto i ragazzi delle scuole secondarie, superiori, insomma delle scuole superiori nella quarta e quinta, a avere un orientamento in più. Tutti noi che abbiamo passato, diciamo così, il periodo scolastico, ricordiamo un po' il disorientamento di quegli anni, ma quale sarà il mio futuro, cosa farò, che cosa mi aspetta, faccio l'università, ma che indirizzo prendo, faccio una scuola di specializzazione. Ecco, Confartigianato vuole in qualche modo aiutare i ragazzi a fare un'esperienza anche di imprenditoria. Un'esperienza importante che vedrà appunto la presenza insieme sia dei giovani imprenditori che degli imprenditori dell'ANAP. E come lo facciamo? Come gli diamo questa suggestione? Lo facciamo utilizzando i progetti dell'alternanza scuola-lavoro. Per cui diamo la possibilità ai ragazzi di attivare delle progettualità specifiche all'interno delle nostre aziende di Confartigianato, all'interno delle aziende dei giovani e dei meno giovani, consentitemelo, dove in qualche modo potranno affiancare l'imprenditore in quella che è la sua attività a tutto tondo, a 360 gradi. Quindi non tanto, diciamo, di un'esperienza specifica su una mansione, come siamo abituati a vedere per l'alternanza scuola-lavoro, fai ragioneria, vai a fare un'esperienza di ragioniere. No, non è questo che noi proponiamo. Noi gli proponiamo di essere proprio di affiancamento all'imprenditore, di vivere la giornata dell'imprenditore, che è fatta di gestione dei dipendenti, che è fatta di rapporti con le banche, è fatta di burocrazia, è fatta di tante soddisfazioni, tante idee, di progetti, di futuro. E in qualche modo, ecco, vogliamo dargli questa suggestione. Ecco, da un'idea, da una passione può nascere una professione. E questa è un'esperienza che noi vogliamo lanciare ai nostri ragazzi, forti anche delle competenze dell'ANAP, perché il progetto mira anche in qualche modo a valorizzare, ecco, anche la presenza dei know-how, delle competenze dei nostri imprenditori storici, perché possa essere messa a servizio dei più giovani, appunto come esperienza. Ed è anche importante un po' questo cambiamento, no, dell'alternanza scuola-lavoro, che comunque vede i ragazzi in affiancamento proprio all'imprenditore, come dicevi, per capire proprio in modo tangibile quella che è la vita di una persona che manda avanti un'azienda, che segue i dipendenti, certo, che ha rapporti con le banche e con i fornitori. Quindi vedere il lavoro lato imprenditore e non solo lato dipendente, no? Che è un po' quello che magari le famiglie anche instradano un po' i ragazzi, invece far accendere quella lampadina, sì, per voler fare qualcosa di proprio. Sì, infatti, questo per dare fiducia, perché comunque chi fa impresa lancia un messaggio di fiducia, fiducia nel presente, fiducia nel futuro. Dare fiducia, fargli capire che cosa significa fare l'imprenditore, perché puoi avere
anche molte competenze tecniche, ma non riuscire poi a fare l'imprenditore, quindi bisogna in qualche modo provarsi sul campo, e questa esperienza di job shadowing sul campo, quindi in impresa, noi siamo convinti che possa essere molto utile per i nostri ragazzi, quantomeno gli aiuta a scegliere in maniera più consapevole quello che può essere il proprio futuro, perché no, magari scoprire delle inclinazioni nuove che non si aspettavano di avere. Parallelamente presentiamo anche un altro progetto che è sempre in linea, diciamo, con questo, perché ovviamente dopo aver stimolato i ragazzi con questa esperienza di job shadowing all'interno delle nostre aziende, noi speriamo in qualche modo, no, che nascano nuovi imprenditori e che troveranno all'interno dell'associazione di Confartigianato di Prato uno sportello dedicato a loro, che li seguirà, che avrà l'ambizione di aiutarli un po' a tutto tondo nell'apertura della loro attività. L'obiettivo di questo sportello è anche quello di valorizzare queste anche alcune competenze che stiamo purtroppo lentamente perdendo, perché anche tra i nostri associati, tra le nostre imprese, c'è una necessità di ricambio generazionale, quindi si è creato anche un meccanismo di blocco purtroppo tra domanda e offerta. Rischiamo di perdere anche tante competenze, e questo sportello avrà anche lo scopo di incrociare, ecco, in qualche modo, la domanda e l'offerta. I giovani under 40 troveranno all'interno di questo sportello anche un punto di informazione in qualche modo, dove potranno conoscere imprenditori storici diversamente giovani, ecco, passatemi il termine, che magari hanno anche intenzione di cedere la propria attività. E quindi chi lo sa, magari da lì individuare dei potenziali nuovi imprenditori. Potenziali nuovi imprenditori, sia per la costruzione di un'azienda nuova, una start-up per esempio, sia per rilevare un'attività già esistente e chissà, magari trasformarla, innovarla, renderla diversa in qualche modo. Lo sportello da quando sarà attivo? Allora, lo sportello confidiamo di aprirlo, diciamo, dopo l'estate, quindi nel breve termine verrà poi comunicato anche il luogo fisico di dove apriremo questo sportello. Ovviamente ci saranno più competenze coinvolte, proprio perché vogliamo aiutare e dare un sostegno concreto a chi decide di fare impresa nel nostro territorio. Ripeto, perché abbiamo fiducia nel futuro, fiducia nelle idee dei ragazzi che sono qui in platea, ci sono anche diversi ragazzi alle scuole, dobbiamo lanciare questo messaggio di fiducia e di sostegno, perché è bello fare impresa, essere imprenditori di se stessi, l'autoimprenditorialità dà grandi soddisfazioni, è complicato, non è facile, come diceva prima Davide, però veramente dà tanta soddisfazione. E soprattutto poter creare da zero magari un'attività, da una propria idea, è una soddisfazione grandissima. Ecco perché oggi abbiamo chiamato anche dei testimonial speciali di Lorenzo, di ragazzi di Meamenù, perché in qualche modo possano lanciarci, ecco, proprio questo messaggio. È importante avere fiducia verso il futuro, credere fortemente nelle proprie potenzialità e nelle proprie passioni, e trovare associazioni come la Confartigianato, esatto, che esatto. che ti aiutano a mettere in piedi un'impresa. Perché magari, insomma, non è facile anche mentalmente, no, creare un'impresa, sapere che però c'è un'associazione di categoria come Confartigianato sul territorio da tantissimi anni, dà anche quel senso di sicurezza. Sì. La fiducia, no? Una di quelle F che citavo all'inizio, l'esperienza, la fiducia. E questo è importante perché, come diceva prima anche Bernard, se non mi sbaglio, ecco, chi mi aiuta, chi mi può aiutare ad aprire un'attività, ecco, in Confartigianato possono trovare tutte quelle competenze che possono essere d'aiuto. E quindi noi siamo qui per accoglierli a braccia aperte, suggestionarli, anche dargli delle opportunità, ecco, perché possano capire le proprie inclinazioni e poi volare in alto e costruire appunto il loro futuro. Grazie Maria Rosalina, del gruppo Giovani Imprenditori di Prato, che ci ha raccontato i due progetti che sono il cuore poi di questo pomeriggio, di questa serata che stiamo passando insieme qui al Prisma. Ma è arrivato il momento del super ospite. Allora, io do qualche numero, ok? Leggo perché sono veramente tanti.
185.000 iscritti sul canale YouTube. Mi confermi? Sì. Hai fatto programmi su Sky 1, Rai 2, nel 2018 sei stato a Sanremo Giovani, 73.000 follower su Instagram. Io do il benvenuto a Lorenzo Bagnoni. Ciao a tutti, ciao, costruiamo questo futuro? Va costruito, eh? Assolutamente, bisogna, e questo mi sembra già un ottimo inizio, no? Esatto. Per costruire un futuro che ci possa dare serenità, che ci possa dare soddisfazione, insomma vedere, si sente, no? Quando sei in un posto e c'è un'energia ganza, e qui secondo me ci sono queste vibrazioni. Ci sono le good vibes. Ci sono le energie giuste per cominciare a fare qualcosa. E poi anche di concreto, no? Mi piace che ci siano, non questa foto, le cose che abbiamo visto prima, insomma ci fanno capire che cioè, un mio maestro, uno dei miei primi maestri di teatro diceva c'è una grande differenza fra fare le cose e non farle, quindi bisogna cominciare a farle anche con la possibilità di sbagliare, no? Alle volte, come ci diceva Bernard, non che questi progetti debbano sbagliare, ma anche se ci dovessero essere delle cose da correggere è giusto cominciare a fare le cose. Bene, allora io direi di vederci subitissimo il video della tua canzone Supereroi, perché tra l'altro calza veramente a pennello il testo con questo contesto, scusami il gioco di parole, e poi ne parliamo insieme, vediamo il video. Volentieri. Siamo noi che ci svegliamo al mattino, il mondo intorno sta dormendo, il sole ancora non c'è. Siamo noi che ci vediamo stasera, ma fai piano che i bambini non si sveglino, Siamo noi che lavoriamo per ore, ci fermiamo solamente per la pausa a caffè. Siamo noi, proprio noi, le virgole, i numeri, nelle statistiche. E siamo noi, siamo noi, siamo noi, i supereroi. Siamo noi che ci mettiamo la testa, la faccia e le mani ogni giorno di più. Siamo noi che l'Italia si attesta e cantiamo che il cielo è sempre più blu. Siamo noi ogni santo giorno con il nostro monologo sulla ribalta. Siamo noi nella caccia alle streghe a pescare ogni volta la carta più alta. E siamo noi. Siamo noi, ma senza una lacrima, siamo il meglio di questo.
questa canzone pre-pandemia era un disco che si chiama Siamo le foto che scartiamo, e poi con Confartigianato, gli amici di Firenze, siamo tutti amici, no? Non è che ci sono tutti amici. Con gli amici di Firenze abbiamo deciso di fare questo video, grazie ad Alessandro, Sorania, Jacopo, Ferretti, che avevano sentito questa canzone e se la sentivano in qualche modo propria. È stato bellissimo, perché io ho subito avuto questa idea che i protagonisti però dovevano essere gli artigiani. Anche noi, perché poi Alessandro mi ha sempre detto che anche noi che facciamo musica in qualche modo siamo artigiani, come diceva Davide, magari un artigiani 2.0, usiamo magari un computer in cameretta per produrre, però prendiamo le note, le lavoriamo e facciamo uscire una canzone. Quindi qua si vedono anche gli artigiani del mondo dello spettacolo, ho voluto anche rappresentare loro. Mi piacevano che ci fossero le facce e le mani di chi ogni giorno decide di aprire la propria bottega, la propria attività, di fare impresa. È un video che mi emoziona sempre rivedere, quindi sono contento che abbiate deciso. Davvero tanto anche noi. Allora, la tua presenza oggi casca anzi veramente a pennello, perché oltre al video e a tutti gli artigiani coinvolti e al messaggio, è anche bello davvero poter raccontare l'impresa personale, cioè i propri sogni che diventano il proprio lavoro. Qual è la tua storia? Da dove si parte? Da dove parte la storia di Lorenzo Baglioni? Provando a riassumerla un po' per punti, potremmo dire che all'inizio c'è tanta confusione. Questa è una cosa che secondo me è giusto raccontare anche alle ragazze e ragazzi che ci sono, no? Non è che uno ha un'idea che è sempre quella. Io ho cambiato idea tantissime volte nella vita, e la cosa però è bella è che tutte le varie cose che poi ho fatto fanno le cose che faccio adesso. Quindi inizialmente volevo fare il professore di educazione fisica, che mi sembrava il lavoro più bello del mondo, avevo un professore alle medie che entrava, ci portava in palestra, apriva la Gazzetta dello Sport e diceva vai, ci vado a calcio, e si metteva a leggere. Dico, madonna, quello è il lavoro che voglio fare anch'io, è bellissimo quel lavoro. Poi volevo diventare un chitarrista, quindi ho fatto qualche anno di conservatorio. Poi mi sono innamorato della matematica, che fa strano, ho avuto un colpo di fulmine per la matematica, e da lì ho cominciato a studiare tanta matematica, contraddicendo il poeta, il maestro, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Io invece volevo che la matematica diventasse il mio mestiere, e allora ho studiato matematica a Firenze, poi ho fatto un dottorato di ricerca a Pisa in matematica. E è successo un altro punto, insomma, come si traduce sliding door? Non lo so. Anche voi dite in the future, non va bene, non è tipo, ve lo dico subito. Cambiare subito. Cambiamolo. No, nel senso, carini, via, cambiare. Nel senso, ho trovato questo... io avevo vinto da poco il dottorato di ricerca, volevo andare a vedere un film con quello che era il mio docente in un progetto alle medie di Greve Impianti di cinema, insomma, nelle ore di italiano, questi progetti extracurricolari. Chiamai Luigi, gli feci, Gigi, si va al cinema oggi? E lui mi disse, guarda, non posso perché sto facendo dei provini per un musical. Poi si ferma un attimo e mi fa, ma invece di andare al cinema, vieni anche a fare questo provino per il musical. Questa è veramente una sliding door. È una sliding door forte. E io gli dico, ma lui sapeva che strimpellavo la chitarra, che facevo qualche video così per giocare. E gli ho detto, ma che musical è? Così via, vediamo se mi... E lui mi disse, The Commitments. Oh, io avevo visto, giuro, il giorno prima The Commitments con la mia fidanzata dell'epoca. Gli dissi, questo è un segnale, va preso. Chiamai il mio amico di Greve in Chianti, gli dissi, vada. Oggi si va a fare un profilo per un musical. E lui, grande Baglio, che musical è? The Commitments. E lui, che cazzo è? Non ti preoccupare, vada, prendi la chitarra, si va a fare questo profilo, si dà Greve in Chianti, chitarrina in spalla, si va a Firenze. Era un profilo su parte. Noi eravamo arrivati, l'abbiamo saputo 2 ore prima, quindi non avevamo la parte. Ci segniamo un foglio così sul tavolo, c'erano tutti i ruoli, che si fa a Bada? Protagonista. Tanto se non ci dobbiamo prendere, non ci dobbiamo prendere a fare, certo, il protagonista. Se e ci segniamo puntare, tutti e due a fare il protagonista. Facciamo quel provino, me ne scordo, anche perché ero proiettato sul dottorato di ricerca. Dopo 2 mesi mi chiama il produttore, Lorenzo Baglioni, sì, ti abbiamo scelto per fare il protagonista del musical The Commitments. E lì è cambiato tutto. E lì è cambiato un po' tutto, nel senso, o soprattutto è cominciato a cambiare quando sono entrato in prova. Tra l'altro il regista mi scelse, è consapevole che non era una compagnia professionistica, quindi lui sapeva che io non avevo esperienze, e lui mi disse, Lorenzo, proviamo.
facciamo 2 mesi di prova anche un pochino prima degli altri, se funziona funziona, se no ritorna a pensare alla matematica. E quello è stato l'inizio di un altro grande colpo di fulmine per l'arte, per il palcoscenico. E da lì sono cominciate queste due strade parallele. Da una parte la matematica, perché comunque ho continuato a fare il dottorato di ricerca in matematica, non l'ho finito, lo dico perché su Wikipedia c'è scritto che ho un dottorato di ricerca, non l'ho mai detta io questa cosa, io la smentisco sempre. Smettiamo ufficialmente oggi. Non l'ho finito, l'ho fatto per 3 anni ma non l'ho finito, un po' per colpa anche di quello sliding door di cui parlavamo prima. Però poi, grazie alla mamma, parliamo anche delle mamme, capito Lorenzo, ma hai fatto tutta questa matematica, ma troviamo un punto, eh. Allora ho fatto quello che si chiamava TFA, non credo esista più il tirocinio formativo attivo per insegnare. Ho insegnato qualche anno matematica nelle scuole, fino a che queste due strade erano un po' faticose da percorrere insieme, e ho detto, è arrivato, io non ero molto coraggioso, non sono di quelli che si buttano proprio, forse un vero imprenditore dovrebbe essere un pochino più coraggioso, però a un certo punto le cose hanno cominciato a funzionare nel mondo della musica, dello spettacolo, ho detto si può lasciare la matematica e intraprendere la strada della musica, del teatro. Però la cosa bella, la cosa di cui sono più orgoglioso è che tutta quella matematica che ho studiato in realtà è rientrata prepotentemente nel lavoro musicale, almeno per 2 motivi. Uno, perché forse il progetto è, diciamo, più originale, ma non per giudicarlo, ma insomma perché è quello che poi mi ha regalato di più, è proprio legato alla didattica. È nato dopo una lezione di matematica ai miei studenti, in cui avevo capito che stavo sbagliando qualcosa nel comunicare con loro, e ho detto forse la musica può essere la chiave per fare un pallonetto e arrivare al di là di quel muro che inevitabilmente si crea fra noi e loro. E allora ho scritto la prima canzone, io non le chiamavo canzoni didattiche amichevolmente con mio fratello, il rap del teorema di Ruffini, e voi il teorema di Ruffini conoscete tutti a Prato, quindi voi non scompone, polinomi la mattina come se non ci fossero domani. E allora quella è stata la prima canzone didattica, e quindi capisci che la matematica è stata fondamentale, perché senza quello non ci sarebbe stata la canzone sul congiuntivo, senza il congiuntivo non ci sarebbe stato Sanremo, quindi è stato fondamentale. E poi anche perché, che forse è un pochino meno chiaro il legame con la matematica, con quello che faccio, io scrivo tutto con Michele, con mio fratello, anche lui viene da un settore, diciamo, scientifico, lui insegna chimica ora all'Università di Siena, tuttora lui è, diciamo, nell'università, e quindi questo approccio logico-razionale noi l'abbiamo riportato anche nella creatività, che è una cosa un po' strana, perché noi siamo più abituati a vedere la creatività con un lampo di genio che ti arriva un momento. Allevi, per esempio, grandissimo creativo, lui la vive così, lui dice ci sta che io sia a mangiare al ristorante, comincio a sentire una musica, mi devo alzare, devo andare a casa a scriverla. Noi non la viviamo così la creatività, ma la viviamo in un modo molto più matematico, se vogliamo, e quindi applichiamo. Vuoi fermare perché sto parlando no, troppo? No, sono super interessata al fatto che la matematica è creativa, non l'avrei mai detto. No, la matematica è proprio la creatività per eccellenza, ci sono dei teoremi, delle formule matematiche che sono pura poesia, e le dimostrazioni per arrivare a quella cosa lì sono dei veri lampi di genio, di creatività. Trovare la dimostrazione più bella, più elegante, c'è una quantità di arte nella matematica straordinaria. E noi però, diciamo, quel modo di ragionare, il pensiero scientifico, io devo, a quale artista ti ispiri? Io a Galileo, al metodo scientifico di Galileo mi ispiro anche quando voglio scrivere una canzone. Buffo, perché ma realmente questo approccio ce l'abbiamo sia io che Michele, e credo che sia una delle cose che poi ha fatto funzionare alcune cose che abbiamo fatto. Senti Lorenzo, sembra... una domanda un po' banale, ma sì, secondo me chi ci ascolta, i giovani che sono qui oggi, i giovani del futuro, gli imprenditori del futuro, hanno bisogno di testimonianze, no? Quindi tu, in quanto persona poi che ha fatto del proprio sogno il suo lavoro, che cosa ti sentiresti di dire ai ragazzi che magari hanno un po' di timore a intraprendere una professione perché impauriti dalla burocrazia, piuttosto che da quello che poi riserverà il futuro?
Intanto credo che avere un po' di paura faccia bene, almeno a me ha sempre funzionato. Io sono un po' ansioso e anche all'università io non ero quello lì che andava magari all'esame dicendo l'ultimo capitolo non l'ho studiato, vabbè, ma tanto difficile a livello di probabilità che me lo chieda, vado lo stesso. A me quell'ansia lì faceva sì che dovessi studiare sempre tutto e bene. Quindi avere un po' di paura secondo me ci protegge, e proteggere è la parola che vorrei fare leva, fare perno, perché è giusto parlare di sogni, ma io vorrei proprio dire che se dovessi provare a dare una cosa difficilissima, dare un consiglio, provando a essere non troppo banali alle giovani ragazze e ai giovani ragazzi che sono oggi qua, vorrei proprio dire: cercate di proteggere i vostri sogni, di dare gli strumenti tali ai vostri sogni per far sì che non svaniscano nel nulla, che è la cosa più difficile, perché sognare non basta. Si rischia, anzi, alle volte sognare può essere anche rischioso, no? Io sono molto concreto nelle cose, quindi credo che sia giusto avere dei sogni, ma credo che sia giusto appunto dare tutti gli strumenti ai propri sogni per, e qua esce un pochino il matematico che è in me, per ottimizzare la probabilità che quel sogno si realizzi. Nel senso, è tutto un gioco di probabilità, il rischio di impresa, è tutto un gioco di probabilità. Noi dobbiamo avere gli strumenti per far sì che la probabilità di fallire sia il più piccola possibile. A zero non la porteremo mai, però dobbiamo cercare di proteggere i nostri sogni e di dargli gli strumenti per ridurre il più possibile questa probabilità di insuccesso. Mi è venuta estemporanea. Se non ci fosse stato quello sliding doors, oggi Lorenzo Baglioni, maggio 2023, dove sarebbe? Qualcuno mi dice: no, avresti sicuramente poi fatto questo perché l'hai sempre un po' fatto. Io nel tempo libero facevo quello che faccio ora, sempre. In realtà non sono così, non ne sono così sicuro. Magari sarei stato comunque contento e soddisfatto della mia vita da matematico. Io, ecco, se ti dovessi dire a livello appunto statistico di probabilità, penso che sarei stato probabilmente magari nel mondo universitario, forse a insegnare. Insegnare a scuola è una cosa che mi piaceva da morire, tantissimo. E ogni tanto tuttora, ecco, per me per esempio, proprio per quel poco coraggio di cui vi parlavo prima, a me aver avuto il piano B era fondamentale. Quando avevo quel rischio di impresa, il mondo dell'attore è una delle robe più volatili, più rischiose secondo me che si possa fare. Io sapere che in realtà avevo l'abilitazione, ero nelle graduatorie, poi i docenti di matematica, io sono stato chiamato per tuttora, c'è stata chiamata di una mail, dico no ragazzi non mi ricordo nemmeno più come si fa 2+2, tra pochino, è inutile che mi chiamate. Avere quel piano B per me era fondamentale a livello proprio mio e mi faceva vivere meglio quello che facevo, non dovevo prendere tutti i lavori nel campo artistico possibili e immaginabili per paura, ma potevo concentrarmi soltanto sulle cose insomma, che mi piacevano. Quindi per rispondere alla tua domanda, presumo che sarei stato forse in quelle due strade parallele dalla parte della matematica, probabilmente l'arte ci sarebbe stata, ma più come hobby. Grazie mille Lorenzo. Grazie a voi. Perché è stato veramente una bella testimonianza. Credere sì nei propri sogni, ma anche in qualche modo riuscire poi a metterli a terra. Mi raccomando, tutti a seguire i tuoi social su YouTube alla grande, perché potrete vedere un sacco di video molto interessanti e belli ed emozionanti come supereroi che abbiamo visto adesso. Ma ve l'avevamo promesso a inizio evento, abbiamo la testimonianza dei giovani, quindi io chiamo qui Marco Bellia della startup Memenu. Ciao Marco, ciao e benvenuto. Allora, hai anche la maglietta personalizzata, quindi sei super brandizzato. Allora, voi con la vostra insomma startup siete vincitori del progetto Impresa Campus dell'Unifi di Firenze. Come siete arrivati a vincere questo premio? E poi ci spiegherai anche di cosa si tratta un po' la vostra startup. Certamente, abbiamo delle slide super tecnologiche. Io passerò dietro per cambiarle.
Abbiamo iniziato senza conoscere in realtà Impresa Campus. Noi sono amici per me, più che soci, sono amici perché andavamo a scuola insieme, ci siamo conosciuti all'università o comunque in ambienti conviviali. Condividiamo tutti la passione per l'imprenditoria, per fare qualcosa che porti valore alla società, per mettere insieme quello in cui siamo bravi gratificarci con questo. Siamo entrati nel progetto Impresa Campus, quindi già con un'idea ben consolidata, e non vi nascondo che non è stato facile, perché noi siamo partiti subito a bomba col progetto. Prima si parlava di paura del buttarsi, noi ci siamo buttati a capofitto. Abbiamo avuto questa idea, l'abbiamo voluta portare avanti e poi ci siamo resi conto, incontrando la realtà dei fatti, che prima di buttarsi bisogna conoscere, bisogna informarsi, bisogna avere un piano. E infatti anche di questo parlerò nel mio intervento di oggi. È fondamentale, immagino, sia stato il contributo di Confartigianato anche un po' nel guidarvi, no? Nel trovare la strada giusta poi per intraprendere il sogno che poi è diventato un'impresa. Assolutamente sì, in primo luogo quindi mi associo ai saluti precedentemente fatti, ma vorrei ringraziare appunto Gemma, che non la vedo, Gemma Zeroni per la sua cordialità, è stata lei il nostro punto di accesso in Confartigianato, e poi Giovanni Corradi con il suo entusiasmo e la sua empatia nei nostri confronti, e che ci hanno appunto accolto in questo meraviglioso mondo. Bene, bene, è importante insomma avere delle testimonianze davvero reali di imprese che lavorano fianco a fianco, gomito a gomito con Confartigianato per intraprendere un percorso finalizzato poi al far impresa in modo corretto e farla bene. Allora Marco, ci fai vedere un po' esatto di cosa si tratta il vostro progetto? Certamente. Allora, inizio raccontandovi un po', in realtà devo stare in questa slide, scusate l'emozione, non è facile parlare con gli oratori e i presentatori che ci sono stati questa sera. Parlo un attimo di me, della mia esperienza, così entriamo un attimo in empatia. Io non sono un comunicatore, ho studiato informatica a Liti e poi ingegneria informatica, però ho sempre avuto la passione per creare qualcosa di mio, inizialmente non tanto per un ritorno economico, quanto più per dire ho fatto qualcosa che le persone utilizzano e da cui traggono benefici. Infatti Mea Menu è la seconda startup che ho lanciato. 2 anni fa ho lanciato un altro progetto con un collega neurologo che lavora all'ospedale di San Raffaele di Milano, che è un'applicazione per gli studenti di medicina per prepararsi fondamentalmente all'esame di SSM e MSG. Comunque, quindi il mio background è molto tecnico. Sono nella fattispecie uno sviluppatore di applicazioni mobile e co-founder e CEO di Mea. Abbiamo deciso di chiamarla così per non restringere troppo il campo. Però oggi non voglio parlare esclusivamente del nostro progetto, voglio più condividere con voi e magari anche con i giovani che sono qui con noi alcune cose che abbiamo capito in questo percorso insieme. Appunto, ne abbiamo parlato durante la serata più volte, no? Come partire, quali sono, bisogna trovare intanto, come si diceva prima, il coraggio, però abbiamo trovato questi 5 punti che secondo noi sono molto importanti per avviare una propria impresa o in generale, se proprio la vogliamo vedere in un senso filosofico, raggiungere i propri obiettivi. Sicuramente ci vuole come prima cosa la conoscenza, e questo l'abbiamo capito con l'Impresa Campus dell'Università di Firenze. Noi abbiamo una conoscenza molto verticale sullo sviluppo, e quello che in realtà ci serviva era conoscere meglio il nostro mercato.
Quindi prima di avventurarsi a fare qualcosa, assicuriamoci di avere una buona conoscenza del settore in cui vogliamo operare e di quello che già c'è oggi, perché è molto importante prima di iniziare. Poi ovviamente ci vuole il desiderio ha l'iconcina della fiamma, no? Perché è una cosa che ti deve ardere dentro, cioè te devi sentire in qualche modo, no? Che quando stai lavorando a quel progetto lo stai facendo naturalmente nel tuo tempo libero all'inizio, perché parliamoci chiaro, noi giovani imprenditori, io ho 25 anni, che vogliamo avviare un progetto imprenditoriale, non possiamo inizialmente buttarci a capofitto 100% sul progetto, quindi dobbiamo lavorarci nel nostro tempo libero, e quel desiderio ci deve dare la voglia di, finito le nostre ore di lavoro, le nostre ore di studio, di stare lì la sera, i fine settimana, a continuare a crederci, e infatti la terza cosa è la fede. Durante il percorso che abbiamo fatto e che tutti gli imprenditori fanno, succede sempre di sbattere la testa contro una porta, contro un muro, avere abbagli e quant'altro. Però bisogna avere fede, perché quando l'obiettivo è chiaro, sicuramente con la perseveranza si può raggiungere la destinazione. Poi ci vuole condivisione, perché da soli, ragazzi, non si fa niente. Ragazzi, e i più grandi lo sanno già, bisogna condividere. No, sono completamente d'accordo, ma noi siamo anche curiosi di sapere poi di cosa si occupa questa app. Certamente, voglio mettervi un po' di altro. La platea vuol sapere. Ma non ti preoccupare, la platea saprà. Quindi condivisione e soprattutto per anche per i giovani questa cosa qua, tutto questo se si vede come un gioco, in un gioco... Prendiamo ad esempio Mario Bros, no? Ci sono i mondi, ci sono i livelli, ci sono gli obiettivi. Vediamo l'avanzamento del nostro personaggio nei giochi e quindi un po', secondo me, se si riesce a portare il gioco nell'azienda, lo si fa molto più volentieri nel proprio progetto. E appunto, dopo questi punti iniziali per appunto passare da 0 a 1, di cosa abbiamo bisogno? Di un business plan, e in questo naturalmente Confartigianato può aiutare persone che magari non hanno esperienze specifiche in ambito economico o nelle cose tangenti all'idea imprenditoriale a realizzarlo. Quindi ci vuole naturalmente una pianificazione con questo business plan, finanze e naturalmente una rete per distribuire anche quello che andiamo a realizzare. Questo è il nostro menù. Finalmente. Mi hanno detto che non dovevo parlare troppo di noi, perché sennò ci facevamo pubblicità. Quindi ho parlato un po' anche di quello che abbiamo imparato. Sono andato più sulla teoria. Quello che abbiamo imparato, abbiamo vissuto sulla nostra pelle, magari può essere utile anche agli altri, quindi ho voluto dirla come prima cosa. Questo è il nostro team. Siamo tutti lì in seconda fila, grazie ragazzi, siete sempre con me a supportarmi, a motivarmi, è una cosa, ormai è quasi 2 anni che siamo insieme in questo progetto e il nostro team, come dicevo prima, è molto verticale sullo sviluppo. Noi abbiamo le competenze per realizzare, non voglio tirarmela, però realizzare qualsiasi software applicativo che si possa immaginare, utilizzando nuove tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain, Internet of Things. E quindi è proprio l'unione delle nostre forze e quella di Alberto, che invece conosce un po' meglio la parte economica, vendite, insomma, insieme abbiamo creato Mea Menù. Però il nostro team, appunto, essendo molto verticale sulla parte di sviluppo, ha bisogno di crescere, ha bisogno di introdurre al suo interno nuove leve. Noi
ci piace anche formare in un certo senso i giovani su quello che impariamo e coinvolgerli, quindi siamo aperti a ospitare ragazzi con alternanza lavoro o stage. Ok, adesso vi racconto la nostra storia. Ok, questa linea rappresenta la nostra motivazione da quando abbiamo iniziato ad oggi. Abbiamo iniziato fondamentalmente parlandone in pizzeria. Eravamo in una pizzeria e c'era questo menù molto lungo, non ricordo se erano 10 o più pagine, e quindi dicevamo, bene ragazzi, che cosa ordiniamo? Siamo stati lì 10 minuti e poi alla fine abbiamo preso sempre le solite cose. Quante volte vi sarà capitato? E quindi da lì abbiamo detto, ok, questo è lo stato dell'arte, c'è un problema. Il problema è che quando ci sono troppe possibilità, fatichiamo a scegliere e talvolta facciamo anche scelte che poi si rivelano sbagliate. Quindi da lì diciamo, ok, fighissimo, dobbiamo fare il menù su misura, vogliamo utilizzare i dati che si generano all'interno di un ristorante per capire il gusto delle persone, quindi ogni singola persona avrà un suo menù personalizzato ed è come avere un avatar che, conoscendo i tuoi gusti e conoscendo i ristoranti e quello che offrono, sa cosa ti può piacere di più. Quindi un match tra i tuoi gusti e l'offerta del ristorante. Esattamente, esattamente. E quindi partiamo, impennata di motivazione, in pochi mesi sviluppiamo un prototipo. Poi però che cosa succede? Come anticipavo prima, incontriamo il mercato. Ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo sì è carino, interessante, può essere utile, però di menù digitali c'è pieno il mercato, fondamentalmente. C'è pure quelli gratis. E quindi scende un po' la motivazione perché avevamo qualcosa di pronto, qualcosa di utilizzabile, ma la distribuzione non sapevamo come fare. E quindi arriva Impresa Campus. Impresa Campus ci dà delle basi di imprenditoria, ci dà un metodo quasi scientifico per approcciarsi al fare startup. E noi studiamo, seguiamo attentamente ogni singola lezione e la applichiamo all'interno della nostra startup. Poi abbiamo vinto Impresa Campus e quindi questa vincita, diciamo, ci ha motivati moltissimo e poi però c'è stata una seconda ricaduta motivazionale dovuta al fatto che appunto c'è stato anche un competitor molto grosso che ci ha quasi bullizzato su LinkedIn, ok? Cioè, voleva distruggerci, ok? Perché comunque un po' ci siamo fatti vedere, siamo andati su TV Prato, Nazione e quant'altro, e questo qui ci ha trovato, insomma, voleva distruggerci. E quindi vedere anche un'azienda che è enormemente più grande di te, stiamo parlando di un'azienda che ha tirato su 2 milioni e mezzo di round e fa menù digitali, ok? Quindi è stata una dura botta, no? E quindi incontriamo Confartigianato, riflettiamo un attimo e diciamo, ok, noi dobbiamo puntare sulle diversità, su quello che è innovativo e dobbiamo fare una società. Quindi parlando con Confartigianato abbiamo raccolto molti feedback utili e molto presto ci costituiremo e ci associeremo a Confartigianato. Quindi perché stiamo facendo tutto questo? In un primo luogo, appunto, come diceva il Presidente, ci gratifica tutto questo, no? Per quanto sia difficile e abbiamo incontrato numerosi ostacoli sul cammino, abbiamo già tre lounge bar a Firenze che utilizzano il nostro servizio e loro sono estremamente soddisfatti. Noi vogliamo, come dicevo prima, appunto, portare valore alla società e
aiutare in particolare il settore della ristorazione a innovarsi. Ok, noi ce la stiamo mettendo tutta e stiamo riscontrando col tempo che parlando direttamente con ristoratori, con persone che lavorano, effettivamente c'è molto da fare e quindi noi siamo qui per farlo. E cavalcheremo il macro trend dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i processi che oggi sono lenti, manuali e appunto hanno bisogno di essere stravolti senza però cambiare troppo, ok? E quindi che cosa facciamo? Di fatto aiutiamo da una parte i clienti a scegliere, come dicevo prima, scegliere cosa mangiare quando c'è un menù molto molto vasto, o ancora meglio, scegliere in che ristorante andare. Perché oggi, parliamoci chiaro, molti di noi hanno regimi alimentari, intolleranze, preferenze alimentari e quant'altro. Quindi quando si deve organizzare un pranzo, una cena con i nostri amici, con i nostri colleghi, c'è sempre qualcuno che deve chiamare il ristorante e dire: avete questo, avete quest'altro, siete disponibili, non siete disponibili. Questo è una cosa che genera un po' di frustrazione, che noi vogliamo, molta frustrazione genera la pianificazione di tutti questi queste scene, questi incontri, e quindi noi vogliamo andare a colpire lì, andare ad aiutare le persone inizialmente con questa cosa. I ristoranti, lo dice la FIPE, hanno una forte mancanza di personale. Se avevamo letto, sono 300.000 le mansioni non coperte per cui si cerca una persona molto qualificata, e quindi che cosa vogliamo far capire? Vogliamo far capire che dando la possibilità alle persone di ordinare in autonomia, il cameriere avrà più tempo per dare maggiori attenzioni al cliente, e soprattutto il cliente avrà un servizio migliore, perché nel momento in cui sarà pronto a ordinare, ordinerà. Grazie Marco, noi speriamo di trovare Mea Menù in tutti i ristoranti di Prato, quindi facciamo intanto un appello generalizzato a tutti i nostri ospiti. Grazie, complimenti anche per aver avuto un po' l'intuizione di affidarsi a Confartigianato in un momento magari un po' di crisi, no? Come ci avevi detto tu, e complimenti insomma ancora ai professionisti di Confartigianato per accompagnare davvero come fosse per mano questi ragazzi che si stanno muovendo e muovono i primi passi nell'imprenditoria. Grazie a Marco, grazie ai ragazzi di Mea Menù. Ok, se scusa, puoi tornare un attimo indietro? Siamo davvero proprio con i secondi contati, Marco, okay. Quindi guarda, 5 secondi, dico soltanto che se volete avere un assaggio del come aiutiamo la scelta, andando nella sezione per te potete vedere la funzionalità che vi permette di scegliere in 5 secondi. www.memeru.com. Io vorrei chiamare per concludere Maria Lucarini qui di nuovo accanto a me. Grazie. Per fare davvero i salutissimi finali. Volevo ringraziare Lido e Lana, se vuole venire qui il Lido, perché questi due progetti, Build the Future, nascono appunto grazie anche a Lana, a Lido, tutta la famiglia, non solo la Elke, la grande famiglia di Confartigianato. Ti lascio subito la parola, però prima volevo ringraziare tutto Luci, sono tutti i soci nostri, tutta roba nostra, tutta roba del Movimento Giovani, tutto Luci, Niccolò, grande, che ci ha aiutato un sacco. Birrificio La Foresta, Giulio, grande, 7 anni, e poi in conclusione la maestra Marta Peruzzi, c'è un pensierino per Davide. Bene, quando Maria mi ha cercato per parlare di questo progetto di affiancamento a questa idea, noi l'abbiamo accolta subito nel nostro consiglio direttivo di ANPO.
Perché? Devo dire prima di tutto, vedendo tutto quello che è stato mostrato finora, sinceramente mi sembra di aver scaricato tanti anni, perché purtroppo rimanga in questo. E l'altra cosa importantissima è questo: noi nel nostro DNA di ANAP abbiamo a cuore il passaggio imprenditoriale, veramente questo lo abbiamo a cuore, ne discutiamo spesso nelle nostre riunioni, ne discutiamo a livello nazionale, Presidente, anche con il Presidente Celaschi e altri, proprio per questo è anche nel programma del nazionale poi demandato ai territori il passaggio imprenditoriale, anche perché io uso dire questo, il passaggio imprenditoriale è importantissimo, dice è la nostra terza età, con tutti i problemi che abbiamo, però siamo in pensione, però noi abbiamo il dovere, ripeto, il dovere di poter dare una mano ai nostri ragazzi, perché se no la pensione diventa una metafora, diciamocelo chiaramente in questo. Detto questo, Maria mi ha chiesto la disponibilità ed è stata accolta nel gruppo dei, non so, tutor, scambiarsi delle opinioni, venire a parlare, non lo so, quello c'è disponibilità in questo, anche perché il futuro è in voi giovani. Concludo perché, visto che siamo con una metafora, se notate, quando viene piantato una pianta nuova è sempre messo un sostegno robusto, perché? Perché ci vuole nella crescita. Ecco, noi vogliamo essere a fianco di voi come sostegno. Bene, grazie. Grazie, una bellissima metafora, davvero molto importante per l'evento di oggi pomeriggio. Quindi un grazie davvero a tutti per essere stati con noi, ci auguriamo che sia stato un pomeriggio costruttivo e denso di emozioni, almeno per noi lo è stato. Vi aspettiamo adesso per un piccolo rinfresco con la pizzeria La Rustica, il birrificio La Foresta e questi accessori che, come diceva appunto Maria Lucarini, ha un piccolo regalo per voi. Grazie ancora a tutto Luci che ha permesso l'amplificazione di questo posto. Grazie Confartigianato, una grande famiglia. Grazie a tutti.